Convegno molto interessante, il tema è quello del recupero e della valorizzazione dei beni confiscati alla Camorra, è una questione di grande rilievo per tutta la provincia di Caserta, ma in particolare per alcune aree strategiche della provincia di Caserta. Ancora più importante il fatto che queste 10 giornate capuane si inseriscono all'interno di un più generale festival dell'architettura in Campania che ha l'obiettivo di segnalare all'opinione pubblica l'importanza dell'urbanistica e dell'architettura ai fini di uno sviluppo sostenibile del territorio della regione Campania. Oggi questo convegno per noi tratta un tema che da sempre è stato importante, cioè il tema dell'architettura applicato a quello dei beni confiscati, perché noi ovviamente come società pubblica oramai gestiamo beni confiscati, amministriamo beni confiscati da 25 anni, abbiamo realizzato molte opere sui beni confiscati, tuttora ne stiamo realizzando alcune molto importanti, e il tema della qualità delle competenze tecniche dell'architettura è un tema per noi fondamentale, perché trasforma un bene confiscato, vandalizzato, anche con problematiche di tipo come l'abusivismo, in beni invece che diventano belli, funzionanti e per la collettività, che è la cosa poi che interessa particolarmente a noi per il benessere e lo sviluppo del territorio. Il lavoro che è presentato all'interno di questo spazio molto interessante capuano riguarda uno dei Living Lab dei 6 vincitori di un bando nazionale del Ministero della Cultura da parte della Regione Campania. Quindi questo è un tassello piccolo però molto interessante, perché raccoglie materiali prodotti da studenti che hanno lavorato sul tema della confisca dei beni alla criminalità organizzata. Siamo contenti di aver potuto dare un contributo. Io in particolare ho lavorato negli anni passati su questo tema e molti dei miei studenti che insegno composizione architettonica hanno svolto progetti su aree confiscate ai camorristi, in particolare in Campania e su questi territori. Il Festival di Architettura si compone di 60 eventi, 15 convegni, talk, mostre e conferenze. Siamo distribuiti su tutto il territorio regionale con i laboratori Living Lab su Napoli, Capua, Marcianise, Salerno e le aree interne, e diciamo c'è un grande riscontro di pubblico e di partecipanti a questo evento, a questa manifestazione che coinvolge tutti i territori, intercettando temi e questioni che riguardano appunto le trasformazioni territoriali. Oggi siamo qui a Capua sul tema dei beni confiscati, che è una grande occasione per l'architettura, dove ci sono progetti, proposte di riconversione, di trasformazione del patrimonio dei beni confiscati, che è un importante patrimonio che rappresenta una grande occasione di riqualificazione architettonica e urbana. Continua il nostro giro nelle sedi del Festival dell'Architettura. Oggi siamo a Capua e parleremo di un tema davvero di grande attualità: la riconversione dei beni confiscati alla criminalità, il ruolo che l'architettura può positivamente svolgere per questo cambio di paradigma, da edifici simbolo di un potere criminale a edifici nei quali si riafferma la centralità dello Stato, il ritorno alla legalità, e in che modo l'architettura può contribuire a segnalare questo cambiamento all'interno della società.